more carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Si può meditare in qualsiasi posizione, seduta, in piedi, camminando, andando a cavallo, in motocicletta. Detto questo, ci sono delle posizioni che per loro natura, per la geometria con la quale sono disegnate e per il loro equilibrio si prestano maggiormente alla meditazione. Prima ancora di iniziare a parlare di meditazione, però ti consiglio un abbigliamento comodo, senza elastici, possibilmente in fibre naturali, e di procurarti un buon tappeto da meditazione, non di plastica e materiali sintetici se possibile, e un buon cuscino abbastanza rigido. Se invece hai difficoltà a stare seduto per terra, ti consiglio un panchetto, modello di quelli per suonare il pianoforte, senza schienale e ben robusto, saldato a terra. Il concetto essenziale, comune a tutte le posizioni meditative, è quello di far sì che la spina dorsale si erga naturalmente e in maniera spontanea dal bacino in direzione della testa, senza afflosciarsi, piegarsi o schiacciarsi. Questo dal punto di vista fisico permette un ottimale funzionamento del sistema nervoso autonomo che, come ben sai, ha i propri gangli disposti lungo la spina dorsale. Chiaramente, se la spina dorsale è ben aperta, ben libera e le vertebre non subiscono degli schiacciamenti, tutte le innervature che da questo punto si dipartono verso gli organi vitali hanno modo di funzionare e comunicare in maniera efficiente ed ottimale. Dal punto di vista energetico, tenere la spina dorsale nella maniera appropriata, quindi ben dritta dal bacino fino alla testa, permette alle energie interne del corpo di scorrere in maniera fluida e libera. E come ben saprai, i canali centrali che si trovano lungo la spina dorsale sono proprio quelli che portano maggiore energia in giro per tutto il tuo corpo. Vedremo insieme brevemente alcune di queste posizioni meditative in modo tale che tu possa trovare quella che più si addice alla tua personale condizione. Sono 5 le posizioni che ti voglio illustrare e sono la posizione del faraone, la posizione a gambe incrociate, facile, quella degli indiani d'America per intenderci, la posizione del saggio, la posizione del loto o del mezzo loto e la posizione del cadavere. La prima delle posizioni sedute che ti voglio illustrare prende il nome di posizione del faraone ed è accessibile pressoché a chiunque. Come ti ho già accennato, è indispensabile procurarsi una buona seduta. Io consiglio sempre uno sgabello, mai una seduta con lo schienale, perché lo schienale non deve essere proprio in nessun caso mai preso in considerazione. Ci si siede con le gambe leggermente aperte, più o meno la larghezza del bacino, e le piante dei piedi saldamente appoggiate a terra con le dita ben distese. Le braccia saranno cascanti, le spalle morbide e puoi decidere di appoggiare i polsi sulle ginocchia o sulle cosce con i palmi rivolti verso l'alto o verso il basso a tuo piacimento. Il tentativo anche qua è quello di tenere la spina dorsale il più possibile dritta, compatibilmente con le tue conformazioni fisiche. Per far questo ti consiglio di imparare fin da subito a ruotare il tuo bacino leggermente in avanti. In questo modo la spina dorsale si ergerà in maniera ottimale e avrà una base d'appoggio stabile che al contempo le permetterà di non comprimere la zona addominale e di lasciare la cassa toracica bene aperta per la possibilità di respirare in maniera più ampia e profonda. All'inizio, perlomeno, potrebbe esserti utile utilizzare una coperta ripiegata da appoggiare all'estremità posteriore dello sgabello e sulla quale appoggiare soltanto il coccige, che come saprai è l'estremità inferiore della spina dorsale. In questo modo la coperta fungerà da cuneo che ti aiuterà a mantenere il bacino ben ruotato in avanti senza compiere pressoché alcuno sforzo. La posizione del mento è molto importante, deve essere un pochino rientrato, un po' come un pugile che tiene la guardia, e le vertebre cervicali così possono allungarsi verso l'alto. Può aiutare un piccolo espediente che è quello di immaginare di spostare verso l'alto un piccolo libro, per esempio, che si appoggia sulla sommità del capo. La seconda posizione che ti illustro è la posizione facile, quella che adottano gli indiani d'America, che avrai visto un milione di volte in moltissimi film.
In questo caso chiaramente ci si sposta a terra, si utilizza il tappeto soffice e di fibra naturale che ti ho consigliato e anche in questo caso possiamo utilizzare o una coperta ripiegata o un cuscino abbastanza solido da utilizzare come cuneo dietro al coccige per consentire al bacino questa anteroversione che permette alla spina dorsale una ottimale distensione verso l'alto. La gamba davanti può appoggiarsi sulla pianta del piede della gamba dietro, anche qui le braccia sono cascanti come dei nastri e le mani possono essere appoggiate o con il dorso o con il palmo sulle ginocchia oppure portate in grembo più o meno all'altezza dei genitali, la sinistra sotto e la destra sopra con i pollici che si sfiorano. Quando avrai preso dimestichezza con questa posizione ti consiglio di togliere gradatamente la coperta ripiegata, lo spessore che ti aiutava a mantenere il bacino in avanti e di imparare a ruotare il bacino per tuo conto senza più bisogno di alcun supporto. Per fare questo è importante comprendere che il sedere non serve per sedersi, ma bensì serve semplicemente per ruotarsi in avanti e spostare il peso sempre di più sulle gambe e sulle ginocchia. Questo consente di liberare la base della spina dorsale in modo tale che le energie possano circolare in maniera più fluida e libera e possano comunicare con l'energia della terra. Vediamo ora la posizione del saggio, che è una posizione davvero molto valida ed interessante. Questa è una delle posizioni classiche dello yoga, che per esempio in India viene utilizzata da migliaia di anni da molti saggi e meditanti, per la quale è tuttavia necessaria una certa apertura delle anche e una certa pratica preventiva. In questa posizione, che chiaramente si svolge a terra, è necessario portare il tallone della gamba sinistra in prossimità dei genitali ed appoggiare il tallone della gamba destra sopra al tallone sinistro. Se è possibile, per coloro che sono dotati di una buona apertura delle anche, le dita del piede destro vanno incastrate tra il polpaccio e la coscia sinistra, mentre il collo del piede destro si appoggia stabilmente sulla pianta del piede sinistro. Le braccia e le spalle, anche in questa posizione, sono lasciate libere di cascare verso le gambe e possiamo decidere di appoggiare le mani con il dorso sull'interno del ginocchio oppure portarle in grembo a varie altezze. E anche qua vale lo stesso discorso per il cuscino o la coperta ripiegata. All'inizio sono un valido ausilio, ma prima ce ne liberiamo e meglio è. E vediamo ora la posizione del loto, che è quella più emblematica della meditazione e dello yoga, nella quale vengono ritratti la maggior parte dei meditanti. E non a caso, perché è la posizione che più di tutte, grazie ai sigilli energetici che operano le gambe chiuse in un certo modo, annodate in un certo modo, spinge le energie nel canale centrale per portarle ai piani alti. Essa non va mai presa con forza e con violenza, tutt'altro, se vuoi provarla devi cercare di prenderla in maniera molto molto lenta e delicata senza violentare in alcun modo tendini ed articolazioni. Se sei un neofita e per la prima volta ti accingi alla pratica di queste posizioni, ti consiglio la ben più semplice e non meno efficace posizione del mezzo loto. Questa posizione consiste nel portare il tallone sinistro, come nella posizione del saggio, in prossimità dei genitali, per poi però appoggiare il collo del piede destro sull'interno coscia sinistro. E anche qui le braccia sono cascanti, le mani possono essere portate sulle ginocchia con i palmi rivolti in basso o in alto, oppure portate in grembo. Se vuoi utilizzare cuscino a coperta, fallo pure, ma toglilo il prima possibile. L'ultima posizione che vediamo insieme è la cosiddetta posizione del cadavere, con questo nome poco rassicurante, che in verità è una posizione supina e distesa che possono ottenere veramente tutti. Questa posizione si addice veramente a chiunque, anche alle persone che hanno poca o nulla mobilità articolare a causa di incidenti o malattie, e consente in tal modo di praticare la meditazione anche a queste persone. In realtà, sebbene dal punto di vista fisico non presenti quasi nessuna difficoltà, la temibile posizione del cadavere si mostra per la sua difficoltà, per la sua vera natura, dal punto di vista mentale, perché quando ci accingiamo a non fare nulla, l'irrequietezza della mente si fa subito innanzi.
Si tratta quindi di distenderci supini sul nostro tappeto di meditazione, molto meglio che su un letto o su un divano, che essendo troppo soffici non permettono alla spina dorsale la sua distensione ottimale. Ci sono alcuni punti da tenere in considerazione per mantenere il corpo vigile, radiante e consentire in tal modo l'avventura meditativa senza cadere addormentati, chiaramente. Quando ti sdrai, prova ad allineare il mento con lo sterno con il pube, a spostare le braccia leggermente di lato rispetto ai fianchi, con i palmi delle mani rivolti verso l'alto e discostando anche le gambe un pochino l'una dall'altra, lascia che i piedi divergano verso l'esterno. Ti consiglio, soprattutto nella stagione fredda, di coprire il corpo con una coperta o con uno scialle, perché quando il processo meditativo inizia, la coscienza si ritira un poco dall'esterno e così facendo anche il sangue a poco comincia ad abbandonare le estremità per concentrarsi nelle zone più nobili del tuo corpo. Bene, queste sono solo alcune linee guida che ti aiuteranno a sperimentare per tuo proprio conto le posizioni più classiche della meditazione. L'invito è quello di adattare sempre la posizione alla tua sensibilità e alla tua conformazione fisica. È molto meglio provare subito a meditare in una di queste posizioni piuttosto che provare a farlo seduto su un divano o su una poltrona, perché sebbene all'inizio la poltrona e il divano ti diano l'illusione di essere più comodo, alla lunga vedrai che ti porteranno molto più facilmente ad addormentarti, a sentirti scomodo, oltre che a far funzionare in maniera molto peggiore il respiro e tutte le tue funzioni vitali. Ricorda di usare sempre il corpo in maniera creativa e in funzione della tua esperienza personale, che è l'unico maestro vero da seguire sempre e comunque.